Anni fa, precisamente il 23 ottobre del 1920, a Domegna, sul lago d'Orta, nasceva Gianni Rodari, maestro elementare, giornalista, poeta, scrittore, considerato davvero uno dei maggiori autori di letteratura per l'infanzia nel nostro paese. Per parlarne siamo collegati con il professor Pino Boero, già docente di letteratura per l'infanzia all'Università di Genova e vicepresidente del Parco della Fantasia di Omegna. Benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie a lei. Dunque, chi è nato negli anni 60 o 70 è davvero cresciuto con i libri di favole o le filastrocche di Gianni Rodari, uno degli autori più importanti della letteratura per l'infanzia. Secondo lei parla ancora ai bambini di oggi? Cioè, sono favole, filastrocche ancora attuali? Sicuramente sì. Gianni Rodari era un classico, già definito in vita tale e continua ad esserlo, perché il suo messaggio è un messaggio universale, valeva per i bambini degli anni 60 e vale ancora di più per i bambini di oggi. Non è mai un messaggio terroristico, mai didattico, ma sempre un messaggio rivolto al futuro. Quindi estremamente importante, soprattutto oggi, viviamo un momento particolare. Senta, Rodari ha creato tanti personaggi, allora sentiamo ad esempio un brano di Giovannino per di giorno, letto proprio da Gianni Rodari. Giovannino per di giorno era un grande viaggiatore, capitò nel paese degli uomini a motore. Al posto del cuore avevano un motorino che si spegne la sera e si accende al mattino. Correvano tutto il giorno senza mai fermarsi. Non avevano neanche il tempo di salutarsi e non scambiando mai né parole né saluti, pian piano i poveretti diventarono muti. Facevano appena brum brum e perepè e Giovannino disse: questo posto non fa per me. E insomma, sono favole e filastrocche per bambini, però dicono anche qualcosa agli adulti. Possiamo dire che hanno una morale senza essere moraliste? Gianni Rodari diceva una cosa fondamentale. Io non metto mai la morale in fondo, la morale se c'è viene fuori dalle mie storie, dalle mie filastrocche. In questo caso anche questo magnifico viaggiatore, Giovannino per di giorno, viaggia attraverso tanti paesi e non ne trova mai uno giusto. In questo caso, ad esempio, l'invito è quello a parlare, a comunicare, a stare insieme anche nei momenti difficili. Filastrocca adeguata al momento, quella appena letta da Gianni Rodari stesso. E a proposito di questo, professore, in questi giorni di lotta alla Covid-19 abbiamo bisogno tutti di un po' di sana fantasia per immaginare un mondo diverso. E allora, quali suggerimenti ci può dare l'opera di Rodari? Beh, sicuramente Rodari guardava avanti. L'ultima favola al telefono è Storia Universale. Dice: l'uomo ha fatto tanti progressi, ha lavorato tanto, però rimbocchiamoci le maniche, c'è lavoro per tutti quanti, che è un modo per guardare al futuro, non farsi prendere dallo scoraggiamento, non farsi prendere dalla solitudine, soprattutto in momenti come questo. Io credo che leggere Rodari oggi sia davvero una ventata, non dico di ottimismo un tanto al chilo diremmo, ma di ottimismo vero, perché tutti siamo importanti. E lo dice Rodari in una filastrocca, stella senza nome. Ci sono tante stelle con i nomi, ma ce n'è una senza nome, anche grazie a quella la notte è meno buia. Io credo che questo sia veramente un bellissimo messaggio. Come il sole e la nuvola delle favole al telefono, che alla fine dice: il sole si tuffò allegramente nel mare. Quindi veramente sono favole, filastrocche che ci portano un sorriso. Peccato che in questa situazione che stiamo vivendo voi avete dovuto rinviare, se non annullare, tante iniziative previste per questo centenario della nascita di Rodari. Speriamo ovviamente che voi possiate in qualche modo riprenderle ad ottobre. Che cosa c'è in programma?
Ma sicuramente in programma a Omegna c'erano convegni, manifestazioni, incontri con gli autori, ma siccome siamo fantasiosi come Gianni Rodari, ci siamo inventati proprio ieri il ricentenario rodariano, dicendo che l'anno comunque che è stato interrotto andrà avanti anche nel 21, come anno scolastico 20 e 21, e quindi a ottobre speriamo di riprendere tutte queste iniziative e soprattutto di avere di nuovo tanti bambini con le famiglie e con le classi al parco di Omegna. Bene, allora grazie per essere intervenuto, grazie mille.